Bienvenidos a todos. ¿Estás bien? ¿Todos? Ciao Maria Silvia. Ciao. Ok. Bien. Allora, oggi vorrei lavorare su l'impulso motor primario. Allora partiamo, voglio condividere con voi brevemente un PowerPoint. Hoy chicos vamos a trabajar sobre el impulso motor primario y vamos a compartir estas diapositivas brevemente. Ok. ¿Lo vedete? Luisella, ¿lo vedete? Sí, sí, si vede Claudio. Perfetto. Allora, l'impulso motore primario è l'ottimizzazione della forza per creare un movimento guidato capace di rigenerare l'energia. Entonces, l'impulso del motor primario è la ottimizzazione della forza per creare un movimento guidato capace di rigenerare l'energia. Si tratta di trovare l'impulso al movimento mediante il movimento stesso. Si tratta di encontrare l'impulso al movimento mediante il proprio movimento. La danza è l'arte che esprime valori emozionali nel movimento, dice Margaret Eichdabler. La danza es el arte que expresa valores emocionales en el movimiento, dice Margaret Eichdabler. Il risultato è il coinvolgimento totale. L'intelletto che si traduce in movimento e corpo che lo rivela. El resultado es la participación total, requiere de compromiso, requiere involucrarse. Intelecto que se traduce en movimiento y cuerpo que lo revela. Nella pratica questo si raggiunge attraverso l'acquisizione di competenze essenziali. En la práctica esto se logra mediante la adquisición de competencias esenciales. Il grounded. El grounded, que lo ven. Alcuni esempi. Algunos ejemplos. Il Tanztheater di Wuppertal. Mauro Icardi, un calciatore. Se per esempio prova a dire, Luisella, se con Photoshop togliamo il pallone, togliamo il campo, cambiamo il costume, questo diventa danza. Si sacamos, si con Photoshop, en esta, trabajando sobre esta diapositiva, ¿no? Si con Photoshop sacamos la pelota, el césped, el costume, digamos, la remera, esto se vuelve danza. Es una afirmación esta, Claudio. ¿Cómo? Cioè, non è una domanda. No, non è una domanda. Non esatto. È una domanda. Ecco. Centered. Alcuni centered. Esempi. Alcuni esempi. Mers Cunningham. Le arti marziali. Una bambina. Una niña. Un lavoro di Paul Klee e Centered. Un trabajo de Paul Klee. August Macke e Centered. E Centered. Economy of Movement. Alcuni esempi. Trisha Alcuni. Brown. Madonna. Il satiro danzante. Anche se una scultura, c'è movimento.
Questo è un giovane ragazzo. È un giovane muchacho? Taft. Alcuni esempi. Algunos ejemplos. Billy T. Jones. Ecco, questo è la Kundalini in Oriente e quello che è lo Shaft per noi in Occidente, no? Questo ideale tubo che connette il cranio al bacino, alla pelvis. È il tubo che connette il cranio alla pelvis, la figura che stiamo vedendo. Alcuni esempi, Michael Jordan, il Davide di Michelangelo, Fred Mercury. Ok, Keystone, alcuni esempi, Martha Graham, Novak Djokovic. Questo per esempio, stesso discorso di prima, Luisella, se togliamo tutto, racchetta, pallina, togliamo tutto, e comunque il corpo danza. È lo stesso che decíamo con l'altro giocatore di football, chicos. Se sacamos tutto facendo Photoshop, tutto il contesto futbolistico, se vuelve danza. Questa è una cattedrale e qui c'è un'economia, è commovente questa economia architettonica. In questa diapositiva vemos un'economia e è commovedora l'economia che hai in questa struttura architettonica. Questo è un musicista. Io ho sempre trovato nel musicista un'assenza di vanità, perché è talmente impegnato a dirigere o a suonare lo strumento che il corpo è senza vanità. Non so se ho capito bene perché non ho sentito bene, però dice che sempre incontrò... Cesare, grazie. No, Luisella, él está diciendo que siempre, él encontró siempre en el músico, en el director, en este caso de orquesta, una total ausencia de vanidad. Porque el cuerpo está concentrado totalmente en el trabajo de dirigir. Sì, perfetto, Cesare. E questo anche per noi vale anche per noi. Y esto vale también para nosotros, esta ausencia de vanidad. Porque la danza no somos noi. Porque la danza no somos nosotros. Non sono io. No soy yo. Non siete voi. Non sono ustedes. La danza è fra me e te, succede fuori. La danza es entre vos y yo, sucede afuera. E allora perché essere vanitosi? Y entonces ¿por qué ser vanidosos? Ecco, questa domanda è cruciale. Questa pregunta è cruciale. Estamos in contatto con il nostro corpo? Gillian Hobart è la mia referente artistica. Gillian Hobart è il suo referente artistica. L'improvvisazione. La improvisazione. Il ritmo è inerente alla vita. Il ritmo è inerente alla vita. Sì, il ritmo è inerente alla vita. Questa è una definizione di Gillian Hobart, il corpo pensante e la mente danzante. Questa è un pensamento di Gillian Hobart, il corpo pensante e la mente danzante. Oltre al virtuosismo tecnico, vorrei promuovere... Además del virtuosismo tecnico, quisiera promuovere questo. Oltre al virtuosismo tecnico, vorrei promuovere quello del sentire. Quisiera promuovere il de sentir. Perché è con il corpo che si capisce. Perché è con il corpo che uno entiende. Bene. Allora, vi prego per cortesia di alzarvi e mettiamoci al centro della sala. Le ruego, por favor, que se levanten, que se pongan en el centro de la sala.
Allora, ora vi prego di guidare il movimento con la testa e le mani vanno. Sì, va bene. Guidare di guidare il movimento con la cabeza. E le mani vanno al contatto del corpo. Y las manos van al contacto con el cuerpo. Il palmo della mano, la parte anteriore. La palma della mano, la parte anterior. E il dorso della mano, la parte posteriore. Y el dorso de la mano en la parte posterior. Posterior. Ok. Allora la testa scende. La cabeza baja. La parte anteriore e col dorso della mano la parte posteriore. Le gambe si piegano e stendono come un respiro. Il palmo della mano, la parte davanti, le mani passano sotto le ascelle, arrivano al dorso e la parte posteriore, le gambe si allungano e si piegano. Perché non prendi col cellulare? Las piernas se pliegan, se extienden. Después pasamos las manos por el torso superior y después por la parte de atrás. Volvemos a plegar las piernas. Hacemos un suspiro. Con calma, respirando, il palmo della mano contatta la parte anteriore del corpo, le mani respiriamo passano sotto le ascelle, passano dietro e il dorso della mano contatta la parte posteriore del corpo. Il dorso della mano la passano por debajo de las axilas hasta encontrar la parte posterior del dorso. È un movimento circolare. È un movimento circolare. Le gambe piegano e stendono, piegano e stendono, con calma. Las piernas se pliegan y se extienden. Se pliegan y se extienden con calma. Respiren. Il movimento è progressivo, legato. El movimiento es progresivo, unido. No, la testa non va indietro, Camilla. La testa non va indietro, la testa arriva sempre perpendicolare, sempre perpendicolare. Chicos, la cabeza no va atrás, No sé si es Micaela. Camilla. La cabeza siempre queda perpendicular. Sempre perpendicolare. Ed è la testa che guida, come una ruota, e come una ruota la testa guida. La cabeza guía, guía de manera que se expresa en una, digamos, imagínense la figura de una rueda. Sí, y cuando la testa parte, le ginocchia rispondono. Le ginocchia rispondono, Micaela. Le ginocchia rispondono. Cuando la testa parte, le ginocchia si piegano. Il bacino rimane sopra i talloni. È il corpo che deve andare avanti. Sì, lo capiscono, Luisella. Ah, ok. Il movimento è calmo. Respirate. Sentite bene la caduta del peso. Sentite bene col dorso delle mani il dietro del ginocchio, di modo che si crea plié. Micaela, devi piegare le ginocchia. Anche quando scendi. Adesso sali, sali. Mica subì. Ok, e quando scendi devi piegare le ginocchia quando tocchi con la mano, quando la testa va. Quando bajas, piega, piega le gambe, Micaela, piega, sì, piega. Tenés que plegar las piernas, no, tenés que doblarlas, Mica, las piernas, quando bajas, eso, un poquito, va, non lo so, così va bene, Claudio. Demi plié, lo sa lei, demi plié, sa lei. Demi plié.
Davanti le mani seguono la testa e dietro precedono la testa le mani. Davanti seguono la testa e dietro precedono la testa. Lo dico? Sì. Adelante siguen la cabeza y atrás preceden la cabeza. E la funzione oculo manuale. Es la funzione oculo manual. Che c'è sempre, sia nel classico sia nel contemporaneo, perché è la vita. Non è che posso fare una reificazione del corpo. Está siempre. Digamos en la en las clases, en la danza, en la contemporánea, está siempre en ustedes, va en nosotros. Uh-huh. Attenzione al legato, attenzione alla qualità di movimento. Fatevi guidare dal respiro. Lasciatevi guidare dal respiro. Espirate quando scendete, inspirate quando salite. Se non ce la fate con un respiro, potete farne due, però dovete cercare di equalizzarvi col respiro. Chicos, presten atención con la respiración. Tienen que equalizar los movimientos de ustedes con la respiración. Inhalar y exhalar. È molto importante il contatto, la qualità del contatto. Es muy importante el contacto, la calidad del contacto. Sentire i muscoli, la carne davanti col palmo della mano. Sentir los músculos, la carne con la palma della mano. E col dorso della mano sentire le ossa. Y con el dorso de la mano sentir los huesos. Y respirar con una profundidad. Respirate con una profundidad. Respiren con profundidad. Y concludete con calma, rimanendo verticali. Y concluyan con calma, permaneciendo de manera vertical. E lasciate le braccia e restate così, restate tranquillamente così. Dejen los brazos y permanezcan tranquillamente así. Sentite la fontanella della testa come se fosse aperta. Sientan la coronilla de la cabeza como si estuviera abierta. Sentite la gravità che cade al centro del vostro corpo. Sientan la gravedad que cae en el centro de vuestro cuerpo. La caduta de la gravedad crea una fuerza de la tierra que sale en el cuerpo. La caída de la gravedad crea una fuerza en la tierra que sale del cuerpo. Sentite el grounding. Sentitevi radicati a terra. Siéntanse enraizado en la tierra. Non incollati, non incollati. No pegados. Siete radicati, ma siete pronti per l'azione. Pronti per l'azione. Están enraizados, pero prontos a la acción. Es la técnica del grounded. Trovate una calma vigile. Una calma vigile. Encuentren una calma que vigila. Sentite i piedi come se fossero piatti. Sientan los pies como si fueran chatos. Lasciate cadere i quadricipiti e i glutei. Dejen caer los cuadriplicos y los glúteos. È come il peso di una mongolfiera, la zavorra di una mongolfiera. Non fare niente, no, non fare niente, Eugenia. No, Eugenia è solo un'immagine. Non fare niente. È tutto all'interno del corpo, non è fuori. Non c'è fuori.
Eugenia, no hace falta que hagas movimientos externos, son todas imágenes internas que hay que tener. È solo un'immagine, lasciate cadere i quadricipiti e i glutei e sentite il rise del torso. Sentite il volo del torso, come una mongolfiera. Bene, adesso vi prego di camminare nella stanza, camminate nella stanza. Ah, volevo vedere se capivano, bravi. Ora les pide che camminen en la habitación. Camminate a vostro agio. Camminen libremente, con comodità. Sentite l'appoggio del piede, come calpesta il pavimento il piede, come un animale. Sientan como pisa vuestro pie en el piso, pisa como un animal. Sì, in inglese treading, come il felino, treading. Sentite qual è la prima parte che appoggia, qual è la prima parte che appoggia? Osservate, quando camminiamo naturalmente, qual è la prima parte che appoggia? Sientan qual è la prima parte che appoggia il piede. ¿Cuál es la primera parte que apoya el pie en el suelo? El tallone. El talón. Esterno del piede. La parte exterior del pie. El quinto metatarso. El quinto metatarso. Le dita. Los dedos. Le braccia sono poste alle gambe. Los brazos están opuestos a las piernas. Opuestos a las piernas. Non ho sentito. Los brazos están opuestos a las piernas. Le anche avanzano alternativamente. Las caderas avanzan alternativamente. Si crea un movimento elicoidale nella colonna vertebrale. Se crea un movimiento elicoidale en la columna vertebral. Le ginocchia si alzano. Las rodillas se levantan. Camminate naturalmente, liberamente, tutto il corpo è libero. La danza nasce dalla camminata. Camminen libremente. Recuerden che la danza nasce della camminata, de camminar libremente. Le danze antiche sono nate dalla ritmicità della camminata. Las danzas antiguas nacieron del ritmo de las caminadas. Ok, perfetto. Bene. Caminatas. Fermate pure, fermate. Già sta, Chico, se puoi detenere. Ok, adesso vi chiedo di camminare e quando volete cambiare direzione è la testa che fa cambiare direzione. Sentite il movimento, la testa è libera. Sentite il movimento della testa, fate una dolce resistenza con la spalla. Quando la testa va, la spalla resiste, poi la spalla segue, spalla, gomito, polso, dita, il torace, l'anca, le ginocchia, le caviglie. Sentite questo movimento elicoidale che è già inscritto nel corpo, è già nel corpo, è già il corpo che è così. Mi puoi riprendere? Ahora van a hacer un movimiento que, por lo que entendí, van a tener que girar un poco la cabeza y tener una diferencia con el hombro. En italiano se dice espalda tanto la parte de la columna como el hombro, pero se está refiriendo al hombro, chicos, y mantener una línea con el hombro, el codo, el pulso y la mano. Y después las piernas, obviamente, y todo lo que le sigue del cuerpo. Mi vedete? Chiedi Luisella se mi vedono. Cerca di ripetermi. Sì. Lo vede il maestro? Mi vedono? Cinque, se ven. Ti si vede, Claudio, eh? Testa. Una parte. Alla testa, però, lì. Lì non ti si vedono i piedi. No, ma non importa, voglio che vedano la testa. Perfetto, voglio allora ti si vede bene. Allora mira e la testa vedi che mi fa girare. ¿Están viendo cómo gira la cabeza, chicos? La testa rimane perpendicolare,
completamente perpendicolare. È solo la rotazione della testa che, facendo un contrasto con la spalla, attiva il movimento elicoidale del corpo. La cavessa si contrae, Chico, con l'ombro. Ok, è chiaro? ¿Está claro? Sí, es como que hay una tensión hasta que se libera y dobla el cuerpo, ¿puede ser? ¿Traduci, Luisella? Es como si ci fosse una tensión fino a cuando el cuerpo se libera. Sí, es un piccolo contrasto, devi separare. Solo separando puoi unire. Solo nel contrasto c'è il movimento. Non è un conflitto, è un contrasto. Sì. Capisci? Eugenia, si intendió? Sì. Capisci? Solo se c'è contrasto c'è movimento. Solo se separi puoi unire. Se non separi non puoi unire. Solo se hai contrasto e movimento. Solo se si separa hai unione. Para que sea genuino, ¿verdad? Così è genuino. No hay que haber ningún conflicto entre las cosas. Sí. Genuino, se vuoi, sí, ma io parlerei più di funzionale, economy of movement. Se vuoi genuino, va bene, it's okay. Però io parlerei più di economia del movimento. Naturale. Legato, è un fatto musicale. Capisci, Eugenia? È un fatto musicale, no? Ecco questo. Ok. Un sonetto musicale. Allora adesso vi chiedo... ok, rest. Ora vi chiedo... ora le fido? Sì, di comporre sulla camminata. Ok, Mira... Le va a pedir de componer en la marcha. Miren, sobre la marcha. Pero sotto c'è sempre questo. Questo è sempre sotto questo. Io poi posso entrare dentro. Però sotto questo c'è. È chiaro? Sempre va a stare di base lo che sta, lo che ven. Él può entrare adentro con los movimientos, pero en la base sempre va a stare lo mismo. È chiaro? Chico, ¿está claro? Sì. Sì. Ok, allora vai. Comporre. Bueno, ok, ascolta, sì, ok, bene, ogni tanto dovete ritornare alla base, come dire, come un metro, no? Cioè tu hai questo.
ogni tanto devi tornare qui e poi componi, capisci? Tu hai un metro, per esempio tu hai, per esempio, un 4/4, 1, 2, 2, e diventa 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, capito? Tu devi tornare al metro, poi componi, perché puoi, come dire, puoi fare musica come un'orchestra col corpo. Dovete fare musica con il corpo, ok? E ora vi chiedo, Gillian Hobart dice che il movimento contiene 4 condizioni: enchantment, incanto, enchantment, glance, l'occhiata, lo sguardo. Dovete vedere, anche se siete nella vostra stanza, non è l'ora d'aria del carcere, no, che si gira nel carcere, giri, no, è un viaggio, è un viaggio. La vostra stanza può essere qualsiasi posto, ok? Enchantment, glance, pace, la cadenza. Voi decidete la cadenza. Decidete, poi componete. E poi suspension, la sospensione. Il movimento deve avere sospensione. Dunque voi potete, avete una cadenza, avete... avete, decidete voi la cadenza, bend, two, chi, ta, dan, chi, dan, ta, yamba, tinka, tum, ta, ta, ti, taka, tika, tika, tan, 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 bang, ritorni, ta, ti, ta, ta. Oppure puoi anche rallentare, down, chak, tum, and, ti, zan, chiu. Poi rientri nella tua... Ditemi se è chiara la consegna. Il maestro pide se sta chiara la consegna? Sì? Non preoccupatevi, sì? Di fare domande, perché la domanda non disturba. Non dovete preoccuparvi, perché io potrei non essere chiaro. Se è chiaro, allora adesso vorrei, vi prego, di lavorare su questo. Allora abbiamo la camminata, la testa che guida, e poi cominciate a comporre sopra la camminata. Ogni tanto ritornate sulla base, sul vostro pace, sulla vostra cadenza. Capite pace in inglese? Pace, cadenza, ritmo. Allora, enchantment, non è ginnastica, non è ginnastica, non è che... non sono posizioni. Enchantment, glance, lo sguardo, suspension, pace. Prego, prego, a voi. Por favor, ustedes ahora. Enchantment, ci deve essere stupore. Come si dice stupore in spagnolo? Estupor. Estupor. Come si dice? Maraviglia. No, no, carisma no. In italiano non mi piace. No, è meravigliarsi proprio. Estupor. Questo è bello. Quello che hai detto tu, meraviglia, questo è bello. Meraviglia. Ah, sì, questo è bellissimo, meraviglia, bellissimo. Maraviglia. Maraviglia, sì. E come si dice sguardo in spagnolo? Mirada. La mirada. Mirada, mirada. E come si dice sospensione in spagnolo? Sì, si dice sospensione, però è più un termine tecnico, no, Luisella? Sì. Però è la sospensione, perché con i movimenti che sta facendo Claudio... Beh, diciamo in inglese lo stesso, suspension, it's okay. Suspension. You understand the English, it's okay. Suspension. Project and project your movement. And enjoy yourself and feel the body. You must feel the body. You understand with the body.
Gracias. Gracias. Ok. Ok. Gracias. Sì, muy bien. Muy bien. Voi dovete continuare, anche quando chiudiamo, dovete continuare a esplorare queste proposte e andare poi nell'atto creativo, no? Però diciamo, queste proposte sono per trovare una purezza, per uscire da tutti i decori, no? Perché la tecnica non diventi una corazza. Ora vi prego, se vi mettete al centro della stanza, per cortesia, se vi mettete al centro della stanza. E nel centro dell'abitazione, chicos. Sì. Però quisiera decir esto, Claudio, per cortesia. Il maestro dice, por favor, después, una vez concluido esto, de seguir explorando estas propuestas, de continuar. Y traten de salir, digamos, de los decoros. Es una práctica que tienen que seguir. Sí, Claudio. Y ahora, voy a verte. Avete un fronte, avete una parete davanti, un fronte, al centro della sala, Pato, al centro della sala, centro. Avete davanti un fronte, una parete, avete un dietro, un'altra parete, avete una parete a destra e una parete a sinistra. Avete un soffitto, un cielo e avete un pavimento, una terra. Avete due diagonali con due punti, esatto, sì Mara Silvia, sì, avete due diagonali, sì, esattamente. Poi avete una diagonale verso l'alto e una diagonale verso il basso, quindi sono quattro diagonali che vanno verso l'alto e quattro, sì Mara Silvia, sì, e quattro diagonali che vanno verso il basso. Ora io vi prego di lavorare dal centro della sala contattando con le varie parti del corpo, con la testa, con un gomito, con una mano, con un ginocchio, con un piede, per esempio non so, la testa va nella diagonale dietro, il gomito va nell'altra diagonale, il ginocchio va nell'altra diagonale, ok? Andare di modo che il corpo viene attraversato dalla danza, non posizioni, non sono posizioni. Luisella, per cortesia, puoi tradurre? Entonces tienen que trabajar siempre teniendo la base, tienen las cuatro diagonales, dos hacia arriba, dos hacia abajo. L'ultima cosa que he dicho, que no son posiciones, Claudio. Esto es muy importante, no son posiciones. No son posiciones. Son acciones. Son acciones. Grazie. Ripetilo, questo è molto importante. Non sono posizioni, sono azioni. Esto es muy importante, chicos. Esto no son acciones. No, no son posiciones. Son acciones. Sì, sì. No son posiciones, son acciones. Sì. Tengo una pregunta. ¿Es en el lugar? Solo mover los brazos y el torso. Traduci, Luisella. ¿Qué, Juan? Si lo tenés que hacer en ese lugar. Claro, si es en el lugar o y mover solo brazos y torso o ir caminando por el espacio. Ah, ¿es rimanere sul posto, sulla base no. O devi camminare? No, non è camminare. È l'azione che ti farà muovere, Juan. Perché se tu vai con la testa dietro, con una gamba là, con l'altro braccio là, questo ti porterà al movimento, capisci? Ti traduci. Luisella. Ma ti ha visto? Vabbè, Cesare? No, dice che è la misma azione che ti crea il movimento. Perché se muovi un braccio per un lato, la cabeza per l'altro,
y otra parte del cuerpo por el otro, inevitablemente tienes que moverte. Mi vedi, Juan? Mi vedi? Fíjate que cómo hace. Capisci? Se tu vai con la testa da una parte, il braccio là, una spalla di là, il bacino di là, comincia, tutto si muove e tu non stai facendo delle posizioni, capisci Juan? Stai danzando, perché tu sei, hai un'autorevolezza sullo spazio. In questo modo voi avete un'autorevolezza sullo spazio. Ok, let's go, let's dance, go, dance, try. Anche le gambe, Juan, anche le gambe. Dammi le piernas, Juan. Ecco, sì. Bien, contemporaneamente, sì. Il corpo è poliritmico, polifunzionale, polidirezionale. Bravo, bravo, vai, vai, vai. Sì, bene, Micaela. Provate ad accelerare. Accelere, entrate di accelerare. Usa le gambe, Juan, usa la schiena. Juan, tratta di usare la spalla, le spalle, la columna. Gli traduci la schiena dà forza alle gambe. Le spalle dà forza alla spalla, Juan. E le gambe danno forza alla schiena. E viceversa, la spalla le va a dar forza alla columna, alla spalla. Sì, bravo. Ok. Suspension, suspension, glance. Ok, gracias, 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 it's ok, it's ok. Gracias. E io vi invito a provare a lavorarci sopra, vi invito a lavorarci sopra. Puoi tradurre? Los invito a seguir trabajando sobre esto. Sì, vi invito a lavorarci sopra. E ora io do la parola a Rocco Mangieri, perché martedì Rocco, il professor Rocco Mangieri guiderà una lezione per voi, martedì. Adesso io do la parola a Rocco Mangieri. Vi ricordo le consegne che vi ho già dato e vi ho mandato anche una dispensa. Prendete il quaderno, vi voglio dare un altro tema. Prendete il quaderno. Le va a dare altra consegna. Allora, vi voglio dare questa consegna. Non c'è fretta, non c'è fretta. Vi do un'altra consegna. I nuovi mostri. Los nuevos monstruos. Ok, i nuovi mostri. Vedi, dicono. Ok. Bene. Ahora... Gracias, gracias e lascio la parola al professor Rocco Mangieri. El maestro les agradece y da la palabra al profesor Rocco Mangieri. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días en Argentina, buenas noches en Italia. Quería saber si me están escuchando bien. Perfecto, Rocco. Y me pueden ver también bien, más o menos. ¿Sí? Correcto. Bueno, tengo breves minutos. Y voy a aprovechar estos 15 minutos, 12 minutos para hacer un resumen de lo que yo he pensado hacer, de una manera. No es completamente igual a lo de Claudio, en el sentido de que Claudio básicamente tiene que trabajar directamente con los cuerpos en la práctica del espacio y del cuerpo y también del ritmo de los cuerpos. Sin embargo, quiero aclarar que
en las lecciones, yo he tenido que incorporar lo que Claudio va haciendo en la medida en que trabaja con ustedes. Es decir, no tenía mucho sentido, al menos completamente, hacer unas lecciones completamente teóricas, en el sentido amplio, sino que yo también voy incorporando, voy modificando también las lecciones mías, llamadas, en función también de lo que yo voy viendo en la dinámica entre Claudio y ustedes. En segundo lugar, también tengo un tema particular, espero que les guste, es un tema de una investigación que yo he venido haciendo inclusive antes de conversar con Cesare, que me invitó primero cordialmente y luego hice un contacto con Claudio, me parece realmente una persona muy, muy interesante, muy valiosa en este campo. Mi investigación, que es también lo que voy a tratar de compartir con ustedes, tiene que ver con un aspecto que se relaciona también con el cuerpo confinado de la danza, más bien el cuerpo cotidiano. Voy a explicarle de una manera lo más sencilla posible. Es decir, yo estuve viendo la cantidad de experiencias de pequeños performances que la gente de danza ha hecho desde que comienza la pandemia. He recogido esos materiales, sobre todo en Latinoamérica, y he hecho como una especie de planteamiento. Ustedes se podrán dar cuenta en el PDF que yo les he enviado, los que no lo tengan lo pueden acceder a través de Fernando, que la metáfora que me guía es la relación profunda entre el cuerpo y casa, o sea, casa y habitación. Y encontré efectivamente que los performers, los accionistas, los que hacen danza, hacen un uso del espacio en una relación poética con el cuerpo. Por ejemplo, la ventana y el balcón se transforman como en la piel de comunicación del cuerpo con el espacio exterior. También, por ejemplo, los espacios íntimos son muy trabajados con objetos. Y yo hablaría de una geografía del cuerpo. El cuerpo se empieza a explorar de nuevo como si fuese un territorio íntimo y a la vez social. Hay también una parte trasera de las casas, donde la gente mira a través de pequeñas rendijas, hace fotografías, y esa relación entre las imágenes y el cuerpo es también importante en esta geografía de la danza. En pocas palabras, la propuesta es, junto a lo de Claudio, también, de explorar la relación entre mi espacio y mi cuerpo, básicamente. Por lo tanto, implica también el caminar en el espacio, implica también de pronto el detenerse, en quedarse inmóvil, y sobre todo en exponerse también un poco al espacio público. Por lo menos las ventanas y los balcones, así como cuando en Buenos Aires vi que durante la pandemia la gente colgaba en el balcón el letrero de nunca más, no refiriéndose a la época de la dictadura argentina, o también cuando vi a un bailarín que trabajaba solamente con las fotografías de sus padres enfrente. Es decir, hay unos relatos muy interesantes. Quizás sea también la forma de construir un relato con el espacio, con mi memoria, porque evidentemente creo que sería como darle una performatividad al laboratorio que también plantea este Claudio, buscar otro tipo de relaciones, de inserciones de mi cuerpo con mi historia personal, con lo que yo deseo. El hecho de mirar y ser mirado tiene que ver con el sujeto del deseo, el sujeto deseante, el sujeto escópico. Encontré muchas imágenes muy hermosas de fotógrafos que empiezan a ver la ciudad desde otra perspectiva, por ejemplo, desde un tubo o desde una pequeña fisura. Es decir, se construyen pequeñas cosas, pequeños dispositivos para la mirada, elementos para trabajar con el cuerpo, con las manos, con la textura de mi cuerpo, y se va haciendo, sí, como dice Claudio, un site specific,
pero no en términos quizás muy, muy neoyorquinos, sino nuestros latinoamericanos. Tenemos una memoria, nuestro cuerpo está situado, nuestro cuerpo tiene un deseo, y podemos entonces hacer un intercambio con Claudio, ¿no? En vez de que él nos entrega a Penone, nosotros le entregamos, no sé, a Marta Traba, le entregamos a los artistas del Torquato di Tella, de los 70. Ahí está el entre está quizás en eso, en que exista un intercambio. Y la otra cosa que me, ya voy terminando, que me preocupa y me ocupa mucho es el simulacro. Estamos trabajando con imágenes borrosas, indefinidas. ¿Cómo son esos cuerpos realmente? Porque no se trata solamente de entregarle a Claudio un video para ser editado. Creo que eso podría ser interesante. Pero el punto más interesante es qué pasa en el online, en el directo con nuestros cuerpos. ¿Cómo nos percibimos? ¿Cómo salvamos la distancia de la imagen borrosa de nuestro cuerpo cuando danza? Eso básicamente me parece un punto importante. Entonces, creo que las palabras que son importantes, digamos, cuerpo, contacto, distancia, simulacro y compartir también, intercambiar. Creo que quería quedarme con esa idea, con la metáfora de mi cuerpo, mi espacio, mi relación con el exterior, las ventanas y los balcones para mí han resultado muy interesantes. En el PDF pueden ver una serie de cosas. Además, ya para terminar, en el Google Classroom, que no es realmente un foro, encontré este espacio por ser el más amigable. Ahí podemos compartir en lo posible, evidentemente. Colgaremos cosas, tanto Claudio como yo, también otra persona como Walter, vamos a colgar algunos videos, y hay uno especial que quería que viera, con el tema de la distancia desde el cuerpo argentino, básicamente, que es la famosa milonga del trovador, donde la distancia se hace emocional y se mantiene la distancia. Recuerde que la nostalgia que atraviesa básicamente Argentina más que cualquier otro país es sostener la tensión de la distancia. Revisen esa letra. Hay una cantante joven que me gusta mucho, que se llama Delfina, y es una versión muy, muy tonificada de esa canción. Eso quería decirle eso por ahora. Espero compartir con ustedes lo que me apasiona también. Y bueno, estoy a completa disposición para preguntas, para observaciones en el blog. Creo fundamentalmente porque aquí tenemos un tiempo restringido. Le doy gracias a Claudio, gracias a César y a todos los del grupo. César. Había apagado el coso. No, Rocco, ya que estás, adelanta a los chicos los argumentos y tiempos de tus tres lecciones, que así ya tienen una idea de lo que desarrollarás próximamente. Sí, bueno, en el programa, que deben tenerlo todos, me imagino, el programa hay tres lecciones. La primera lo llamé Los Juegos de la Distancia, que precisamente comienzo con la metáfora de la distancia en el tango argentino, de la milonga del trovador, y luego voy desarrollando eso hasta la idea del intercambio de la mirada de los danzarines, bailarines latinoamericanos en sus casas, ¿no? Un análisis del intercambio de la mirada en los espacios del interior al exterior, y la casa como un cuerpo. Un cuerpo metafórico. Yo me he tomado también la libertad de hacer algunos pequeños performances, yo mismo sentía esa necesidad, y lo he incluido en un video que ya está elaborado y que va a ser lanzado durante la clase en manera online,
dura unos 35, 40 minutos y va a haber unos 20 minutos quizás para poder conversar con ustedes. La segunda lección, si quiere, es sobre los sincronismos orgánicos, sobre la idea del ritmo y la sincronicidad entre los cuerpos, partiendo de la proxémica, pero luego también con algunas relaciones, relación al cuerpo de la danza, pero también al cuerpo de la cotidianidad. La tercera lección y última, que seguramente va a recoger cosas de Claudio, la llamé la danza de la vida, que tiene que ver precisamente con algunos aspectos que Claudio ha mencionado, del método de Gillian Hobart, pero también de cosas que yo he investigado con relación al sincronismo y los ritmos de la gente de la ciudad, básicamente. Esas serían las tres lecciones, las tres conversaciones, que voy a tratar que duren 35 o 40 minutos para tener como una mitad de tiempo y poder conversar. Y el blog o el classroom sirve además para completar y para intercambiar. Perfecto. Gracias. Gracias a ti. Podemos cerrar, Claudio? Sì, possiamo chiudere. Certo, gracias Rocco. Gracias a todos. Anche se non ci vediamo, se puoi tradurre Luisella, anche se non ci vediamo realmente. Anche noi non ci vediamo realmente. Io apprezzo molto il fatto che voi mi date il vostro tempo. Io apprezzo moltissimo che ustedes me den vuestro tiempo. Perché il tempo è la vita. Perché il tempo è la vita. E io spero. Y yo espero di non farvi perdere tempo. De no hacerles perder el tiempo. Grazie. Dunque, lavorate, danzate, fate ricerche artistiche, dancen, nutrite, hagan búsquedas artísticas, investiguen. Perché la vostra danza deve essere nutrita. Porque vuestra danza tiene que ser nutrida. Come il corpo è pieno di energie, no? Il respiro, il sistema degli organi, il sistema dei flussi, dei liquidi e delle ghiandole, via via via. Así como el cuerpo está lleno de energía, de glándulas, de diferentes cosas y así sucesivamente. Così l'immaginazione. Así la imaginación. Deve essere nutrita di arte. Tiene que estar nutrida de arte. Allora la danza può risplendere. Entonces la danza puede resplandecer. Gracias. Gracias. Bravo, Claudio, y gracias. Claudio, guarda che stanno scrivendo tutti dicendo che anche per loro è un piacere che tu condivida la tua vita con loro. Vabbè, io Cesare sono veramente felice, no? Sono veramente felice e spero che troviamo qualche cosa di nuovo assieme. Assieme dobbiamo trovare qualcosa di nuovo che non sono io, non sono loro, ma è qualche cosa che assieme con Rocco, con tutti, andiamo veramente a trovare qualche cosa di nuovo. Bueno, chicos, ha sido una linda, un lindo día hoy, muy positivo para todos, creo. Muchas gracias.